Buongiorno, io sono Giada Tasinato e questo è il nuovo numero della serie di articoli appassionanti firmati Passione Antiqua, il negozio di antiquariato della mia famiglia. Il tema di questo terzo approfondimento sarà la storia dell'arte vetraia muranese. Ma non solo, perché vi farò anche scoprire come si lavora all'interno di una fornace, il luogo in cui vengono creati questi capolavori vitrei. Inoltre, con l'aiuto delle immagini di alcuni pezzi della nostra collezione di vetri artistici, faremo un excursus di alcune delle tecniche più importanti del panorama muranese. Tutto quello che vi mostro è pubblicato anche nel nostro sito, passioneantiqua.com, di cui vi lascio il link in descrizione. Vi ricordo che se volete ricevere direttamente tutti i prossimi numeri degli articoli appassionanti, vi basterà iscrivervi alla nostra area riservata ed entrare a far parte della nostra community di passionari. Probabilmente il vetro è uno di quei materiali che al giorno d'oggi diamo quasi per scontato, perché lo tocchiamo con mano praticamente tutti i giorni. Ma vi siete mai chiesti da dove venga questa sostanza dalle caratteristiche così particolari? Beh, ad onor del vero bisogna dire che il vetro esiste in natura, ma quello sintetico, e cioè quello che usiamo comunemente, realizzato per mano dell'uomo, è stato scoperto per caso, anzi quasi accidentalmente. Furono i Fenici i primi a realizzarlo, in quanto, come spiega Plinio il Vecchio, avevano casualmente fuso con un semplice fuoco del falò della sabbia silicea, ottenendo così un materiale dalla consistenza simile a quella del melelitto. Velocemente i Fenici impararono ad utilizzare questo materiale unendo alla silice della soda per abbassare la temperatura di fusione. Da Cartagine la lavorazione del vetro arrivò in Egitto e così a Roma, e furono proprio i romani i primi ad iniziare la produzione di vetro su larga scala, tant'è vero che le domus dei ricchi patrizi avevano addirittura il vetro alle finestre. Durante il Medioevo fu Bisanzio la massima produttrice di vetro e successivamente questo primato passò a Venezia. I veneziani fecero propria la tecnica della soffiatura, distinguendosi nella produzione di vasellame, bottiglie e oggetti colorati di eccezionale qualità artistica. Numerose fornaci sorsero nella città lagunare, ma in un'epoca in cui i palazzi cittadini erano costruiti in legno, potete immaginare che queste causarono non pochi problemi di incendi. Così, nel 1291, il doge Pietro Gradenigo, con un decreto, stabilì che tutte le vetrerie dovevano essere spostate nell'isola di Murano, che da allora sarebbe per sempre stata conosciuta come l'isola del vetro. Velocemente la produzione di vetro divenne estremamente importante per l'economia di Venezia e così coloro che creavano questi capolavori godevano di numerosissimi privilegi, ma avevano al contempo anche obblighi ferrei verso la loro città. Al fine di mantenere i segreti della loro produzione all'interno dei confini della laguna, infatti, era loro proibito spostarsi dall'isola senza un permesso speciale. Con il tempo la tecnica di lavorazione progredì, fino ad arrivare nel XV secolo alla realizzazione del cristallo veneziano, ossia il primo vetro veramente trasparente, realizzato per primo dal grandissimo maestro Angelo Barovier. Tra il 5 e il 600 ci fu una continua evoluzione e invenzione di nuove tecniche e i vetri di Murano entrarono in tutte le corti europee. Tuttavia, con la caduta della Serenissima Repubblica di Venezia nel 1797 e soprattutto con il dominio austriaco, il vetro di Murano conobbe una vera e propria crisi, dovuta anche in parte alla feroce concorrenza del vetro della Boemia, che era il favorito degli Asburgo. Durante l'Ottocento chiusero numerose fornaci e molti dei maestri vetrai emigrarono, diffondendo così i saperi della loro arte. Verso la fine del XIX secolo, però, Murano si rialzò e riconquistò una straordinaria padronanza delle tecniche di lavorazione di oggetti in vetro, soprattutto di lusso.
Numerose fornaci vennero aperte, tra cui, giusto per nominare alcune delle più famose, la Vetri Artistici Fratelli Barovier, Salviati & Co, Seguso Vetri d'Arte e Vetri Soffiati Muranesi Cappellin Venini & Co. Nel corso del Novecento la città lagunare si impose nella produzione di vetri di design, creati nella collaborazione tra mastri vetrai e designer all'avanguardia, che continuano a realizzare oggetti unici, amati e desiderati in tutto il mondo. È arrivato il momento di entrare all'interno di una fornace, quel luogo magico dove, a partire da elementi diciamo poveri, i mastri vetrai realizzano dei veri e propri capolavori. Ogni pezzo è frutto di un grande lavoro di squadra, svolto con strumenti semplici e movimenti tramandati di generazione in generazione. Il mastro vetraio è colui che dirige e coordina i lavori di tutte le altre maestranze, dai garzoni ai vari serventi fino ai soffiatori. Ognuno di loro svolge un compito preciso e delicato, essenziale per la buona riuscita di ciascun pezzo. Per realizzare un oggetto in vetro di Murano si parte da quattro elementi fondamentali che, combinati insieme, formano la cosiddetta partia, e sono la sabbia silicea, la soda, il carbonato di calcio e il brillantante, solitamente antimonio. Mescolando questi elementi all'interno di un crogiolo metallico e sottoponendoli a fusione a circa 1400 gradi centigradi, si ottiene il vetro trasparente. Per ottenere invece le diverse colorazioni bisogna aggiungere a questo composto vari ossidi, ad esempio per il giallo cadmio, selenio per il rosso, cobalto per il blu e ramina per il verde. All'interno del crogiolo il vetro assume la consistenza di un fuso viscoso e molto denso, una sostanza a metà tra lo stato liquido e quello solido. I serventi raccolgono un grumo di vetro fuso, detto bolo, attraverso delle lunghe canne forate per permettere la soffiatura. A questo punto il vetro è estremamente duttile e può assumere qualsiasi forma gli si voglia conferire. La canna, importante, va mantenuta in rotazione e si comincia a lavorare il bolo appoggiandolo prima su un ripiano, detto bronzin, e successivamente si può passare alla soffiatura per creare così una sfera cava che può essere successivamente lavorata con l'aiuto di pinze o stampi a seconda dell'oggetto che si vuole realizzare. In alternativa alla soffiatura, il mastro vetraio può anche scegliere di lavorare il bolo lasciandolo pieno. Le tecniche di lavorazione comunque sono numerosissime, alcune sono più antiche, altre invece molto più recenti. In questo approfondimento ve ne farò vedere 5 tra le più importanti, ossia l'incalmo, la filigrana, il sommerso, la foglia oro e il millefiori. L'incalmo è una tecnica creata nella prima metà del XVI secolo, grazie alla quale si saldano assieme, attraverso il calore, due soffiati aperti lungo i loro due orli di ugual circonferenza, così da ottenere in uno stesso oggetto due o più colorazioni differenti. Un ottimo esempio di questa tecnica è questa meravigliosa bottiglia, progettata dal designer finlandese Timo Sarpaneva per la Venini. Come vedete, la maggior parte del corpo della bottiglia è di questo bel colore rosso fuoco, mentre qui c'è una banda blu e infine la base è nera. Per la tecnica della filigrana si usano delle bacchette di vetro trasparente, il cristallo, che all'interno contengono dei fili di vetro o color bianco, e quindi il vetro lattimo, oppure dei fili di vetro colorati. Questi fili inoltre possono essere lisci o a spirale. Se si utilizzano due soffiati cilindrici, ciascuno contenente una canna di filamento lattimo, la filigrana diventa doppia e viene chiamata a reticello, come nel caso di questa delicatissima ed elegante brocca. Come potete notare, unendo i due cilindri vitrei si ottiene una sorta di merletto a rete, dove dentro ogni maglia viene intrappolata una bollicina d'aria.
La tecnica del sommerso prevede, come dice il nome, l'immersione di un soffiato di grosse dimensioni all'interno di un crogiolo contenente un altro colore. La sovrapposizione di strati vitrei trasparenti permette di ottenere degli effetti cromatici molto piacevoli, come è ben visibile alla base o nel tappo di questa bottiglia attribuibile alla Seguso Vetri d'Arte, che presenta i colori giallo topazio, verde e blu. L'applicazione della foglia oro è una tecnica molto antica, usata ancora oggi dai maestri vetrai per ottenere degli oggetti unici particolarmente raffinati. Il vetraio pone una lamina d'oro nella parte di impasto già raccolto e successivamente la ricopre con un altro strato di vetro. A questo punto, con la soffiatura, l'oro si disperde in tutto il composto, creando un bellissimo effetto che dona grande luminosità a tutte le opere, come nel caso di questa bellissima cornucopia. Infine, con la tecnica mille fiori, che vedete in questa simpatica anfora, si parte da una canna che presenta al suo interno diversi strati vitrei concentrici, di vario colore e forma, solitamente a fiore o a stella. La canna mille fiori venne tagliata in sezioni, che accostate e fuse si usano per produrre vari oggetti. Siamo giunti al termine di questo approfondimento, La magia di un soffio. Vi ringrazio per avermi ascoltata e spero di avervi tenuto compagnia. Vi ricordo che se volete ricevere direttamente tutti i prossimi numeri dell'articolo appassionante, vi basterà iscrivervi alla nostra area riservata. Seguiteci invece su Instagram e Facebook per ricevere aggiornamenti quasi quotidiani. Ciao appassionari!